Io ho fatto un percorso che non è proprio canonico, nel senso, ora, liberi di contraddirmi, non lo so quanti di voi hanno fatto il mio stesso percorso. Comunque, io ho iniziato frequentando il liceo e al liceo ho scoperto la passione per i graffiti. Era una cosa che io ho fatto veramente in maniera super amatoriale, di cui comunque non mi vanto tantissimo, anzi, proprio non lo dico tendenzialmente. Però diciamo che è da quel periodo che deriva il mio nickname Goran. Era praticamente la mia tag, cioè io scrivevo Goran sui muri. E detto questo, non sono mai stato un grandissimo genio liceo, tant'è che praticamente sono uscito con 60 e un sacco di calci in culo, perché proprio la gente probabilmente non mi voleva rivedere l'anno successivo, e per la gente intendo i miei professori. E comunque con quella media, molte università del design mi erano precluse all'epoca, tipo il Politecnico, se non sbaglio, accettava gente che avesse come minimo la media dell'80. Per cui fu una scelta obbligata quella di iscrivermi alla LABA di Firenze, che è tuttora la Libera Accademia di Belle Arti, un'accademia privata. Lì ho avuto la fortuna di incontrare alcuni professori che mi hanno praticamente fatto appassionare tantissimo a quella che era la grafica. Tenete presente che comunque io ero iscritto ad un corso di design, però lì praticamente è stato piantato quello che era il germe della comunicazione, del visual design in generale. Dopo un anno di frequenza alla LABA, un anno che per molti aspetti mi aveva entusiasmato, ma per altri non mi aveva del tutto convinto, quello che poi avrei conosciuto come uno dei docenti dell'ISIA di Firenze mi parlò appunto dell'ISIA. E l'anno successivo, così senza nemmeno pensarci più di tanto, tentai il test d'ingresso, che fortunatamente riuscii a superare, e quindi tipo mi portò a intraprendere questo nuovo cammino in una scuola che fin da subito mi piacque tantissimo. All'ISIA ero circondato da tantissimi ragazzi molto più bravi di me e spinto da una sorta di competizione, uno spirito proprio di competizione che io stavo sviluppando proprio in quegli anni, perché tendenzialmente non lo sono mai stato, nonostante abbia praticato tantissimo sport, però comunque, sai, ognuno di noi ha un'indole. Io sinceramente competitivo lo sono stato, ma nel giusto. All'ISIA invece mi era preso un pochino male, mi vedevo circondato da ragazzi super talentuosi e volevo praticamente, se non superarli, quantomeno essere a loro pari. Erano tutti ragazzi che venivano dal liceo artistico e che comunque avevano delle skills che io, che uscivo dal liceo scientifico fatto male, non avevo. Quello fu comunque lo sprono per lavorare tantissimo su me stesso ed essere quanto più intraprendente possibile. Tant'è che quando nel 2008, sì, il professor Corretti ci invitò praticamente a fare un'esperienza con un'azienda, una specie di stage, chiamiamolo stage se vogliamo. Io cercai di assecondare quelle che erano le mie passioni dell'epoca, appunto i graffiti, la street culture, e di propormi come slave della grafica a Gold, un marchio d'abbigliamento streetwear fiorentino che all'epoca aveva su di sé gli occhi praticamente di chiunque. Gold, nella figura di Omar Rashid, mi accolse praticamente fin da subito e fu la prima vera grandissima palestra che mi portò ad avere una sicurezza di me sempre maggiore. Più passava il tempo, più confrontandomi con dei professionisti più grandi, con dei creativi che avevano fatto tantissime esperienze anche all'estero, mi faceva prendere benissimo e mi faceva crescere, mi faceva sempre aver voglia di saperne di più, di imparare di più, di essere responsabilizzato maggiormente. Mi introdusse anche tipo in un certo ambiente e mi fece conoscere altri personaggi come per esempio Simone Massoni, che era molto vicino al circuito di Gold all'epoca. Simone, non so se lo conoscete, è un bravissimo illustratore. Vi lascio il link in descrizione perché merita il suo portfolio tantissimo. E niente, conoscendo poi Simone mi si aprì praticamente questo mondo che era il mondo dell'illustrazione, un mondo che io fino a quel momento lì non avevo ancora praticamente incontrato e riconosciuto come tale. Non so se mi spiego. Sapevo che mi piaceva tutto quello che era visual,
Sapevo che comunque era appassionato invece al mondo dell'industrial design, però tutto quello che era visual non sapevo bene come definirlo, però era come tipo una ragazza bellissima che mi faceva l'occhialino e tipo io non riuscivo più a resistere alle sue avances. Pertanto ad un certo punto mi sono tuffato anima e cuore tipo alla scoperta di quella che poi era l'illustrazione. Simone, in un certo senso, che è una persona squisita, io gli ho sempre attribuito il ruolo di mentore per quelli che sono stati i primi anni della mia carriera, ma anche tipo quelli un attimino più maturi, perché tuttora quando tipo ho dei dubbi, quando non so come gestire qualcosa, quando non lo so, sono insicuro su alcuni aspetti della nostra professione, lo chiamo e gli chiedo consiglio. E nulla, forse proprio questa conoscenza poi mi ha spinto a prendere la decisione, una volta finito il mio percorso di studi all'ISIA, di voler lavorare come illustratore. Inizialmente ero un pochino indeciso sul da farsi, nel senso che sapevo che mi sarebbe piaciuto molto continuare gli studi e per un certo periodo di tempo, tra i mesi che precedettero la discussione della mia tesi e quelli invece immediatamente successivi, viaggiai tantissimo per l'Europa per cercare di capire se e come e dove poter continuare gli studi. Ero in fissa con questo discorso del studiare all'estero, per cui insieme ad altri amici facemmo un giro per esempio dell'Olanda nel tentativo appunto di trovare qualche scuola che ci piacesse particolarmente e ne trovammo diverse sinceramente. Io feci la stessa cosa da me poi poco più in là in Spagna, perché ero indeciso per esempio tra l'Elisava e l'EINA forse. Comunque praticamente alla fine dovetti scontrarmi con la dura realtà. Ero il primo di tre figli e i miei genitori non avrebbero mai sborsato tipo quei 20.000 euro l'anno per potermi permettere di studiare all'estero. Pertanto decisi praticamente di provare nell'unica scuola che all'epoca mi interessasse. La scuola in questione era l'ISIA di Urbino, dove comunque c'era un'ottima specialistica. Fatto il test, non mi hanno preso. Quindi, un po' con la coda tra le gambe, sono tornato a casa in Puglia dai miei e praticamente ho detto, vabbè, ok, vorrà dire che inizierò a lavorare. E così, mentre tiravo a campare facendo un flyer e locandine e manifesti per una piccola società, nascente società di amici che facevano promotori di eventi, organizzatori di eventi, ho praticamente iniziato a lavoricchiare ed ero abbastanza deciso a rimanere nel Salento per vedere cosa si potesse fare in quel territorio lì. Secondo me era un territorio promettente ed ero veramente pronto ad aprire partita IVA nel giro di pochi mesi. Se non che, così per darmi una chance, prima di aprire la partita IVA ho inviato un paio di mail a quelle che erano le realtà che all'epoca mi interessavano più di tutte. Tra queste appunto c'era Wired Italia. Wired che stranamente mi rispose nel giro di una settimana, e la persona tra l'altro mi rispose era Daniela Sanziani, che adesso è una mia carissima amica nonché agente di rappresentanza, che mi disse: guarda, in questo momento non cerchiamo nessuno, però se vuoi possiamo iniziare a lavoricchiare tra di noi. Sicché la prima cosa che pensai fu molto semplicemente: ok, bel modo di sedurmi, abbandonarmi, comunque di illudermi che ci sarà qualcosa. Avrei preferito lì per lì dentro di me che qualcuno magari mi rispondesse: sì, le faremo sapere, sai, la classica risposta tipo automatica. Quindi nulla, un po' gasato, un po' però comunque disilluso, lasciai un attimino perdere. Se non che poi nel giro di 5-7 giorni Daniela mi riscrisse e mi propose quella che fu la prima commissione della mia carriera da illustratore. Ora facciamo un passo indietro. Non ero mai stato realmente un illustratore, ero semplicemente un tizio che cercava di progredire nello studio di quello che secondo lui era l'illustrazione e il disegno in generale in digitale, tra, non lo so, le lezioni che seguiva all'ISIA, il lavoro da cameriere che faceva tutte le sere e il lavoro che faceva da grafico presso Gold. Quindi ero semplicemente sì, un
un autodidatta, avevo un'infarinatura di quello che era tipo Illustrator, quelli che erano i software che vengono utilizzati nel mondo dell'illustrazione, ma non avevo un'esperienza di illustrazione. L'unica cosa che avevo fatto era stata quella di costruire un portfolio fintissimo, tra l'altro, con progetti inventati e di mandarlo spacciandomi per illustratore. Mai avrei pensato che qualcuno potesse cascarci. E nulla, vabbè, adesso non voglio dire proprio cascato, comunque che nessuno mi avesse accordato la fiducia tale, capito, da potermi poi offrire una commissione. E insomma, praticamente nacque tutto in questa maniera. Cioè, da un giorno all'altro mi sono ritrovato a disegnare piccole spot illustration per Wired. Ero super esaltato, ma veramente super esaltato. Cioè, non potevo iniziare la mia carriera in maniera migliore. E le sorprese comunque non finirono lì, perché praticamente il mese successivo Daniela mi disse: guarda, qui si è liberato un posto di stage, c'è la possibilità magari poi di continuare a lavorare con noi, hai voglia di salir su? Io non ci pensai nemmeno due volte, tipo la settimana successiva ero a Milano e praticamente, nel senso, nel giro di pochissimo iniziai praticamente a lavorare come stagista per Wired. Fu la mia seconda palestra, quella più importante forse da un certo punto di vista, quella che in qualche modo mi diede l'opportunità di capire come questo mondo dell'illustrazione editoriale funzionasse. Riuscivo a capirlo da una prospettiva diversa, perché io ero dal lato del committente, cioè io ero in redazione, e questo ha fatto sì che riuscissi poi ovviamente a bruciare molte più tappe e a scansare molte più sole. Durante il periodo di Wired ho effettivamente lavorato come illustratore, ho disegnato tantissime infografiche, ho partecipato alla realizzazione di ben due restyling, sì, ho disegnato tantissima roba, ho disegnato set di icone, lettering, illustrazioni spot, di tutto. Molte cose non le firmavo perché comunque non rispecchiavano quello che secondo me era il mio stile, perché a quell'epoca ero molto molto concentrato sulla ricerca di uno stile. Ingenuamente mi concentravo molto più sull'aspetto, sull'apparire, che su quello che stavo comunicando con le mie illustrazioni. Però penso che sia anche normale, nel senso, un passaggio del genere. Per cui comunque ho disegnato tanto, ho realizzato anche grafiche che sono andate in copertina e che però non mi piacevano, quindi non le ho mai rivendicate. Però ho fatto molto di più di quanto non abbia mostrato poi in quegli anni. Sempre in quegli anni poi ho praticamente fatto due cose. Inizialmente ho capito che comunque, non essendo riuscito a continuare la mia formazione all'ISIA di Urbino, ho deciso che dovevo investire in formazione e studiare quello che effettivamente mi interessava. E i miei interessi sono sempre stati due: quello che è il type design, il mondo del lettering, della tipografia, e il mondo delle tecniche di stampa, che sono due cose che tuttora mi appassionano. E nel caso del lettering è una cosa che continuo a fare e per cui vengo pagato per farla. Nel caso invece delle tecniche di stampa sto lentamente costruendo un laboratorio sotto casa, non perché voglio farci un business, ma perché voglio sfogare tutte le mie voglie represse di, non lo so, voglio sporcarmi le mani semplicemente, voglio stampare quello che cavolo mi pare, voglio essere libero di fare un pochino quello che mi pare. Su questo discorso del laboratorio poi magari torneremo in seguito con un altro video, magari vi faccio fare un tour guidato del laboratorio e di tutte le attrezzature. Però in generale, comunque, in quel periodo lì io ho iniziato a frequentare il corso di type design, quello base e quello avanzato, alla Bauer, e ho iniziato anche a frequentare tutti i workshop che riuscivo a trovare, che ne so, di xilografia, stampa risograph, serigrafia, e chi più ne ha più ne metta. In quello stesso periodo proprio iniziava anche la mia carriera non solo da studente di workshop, ma anche da docente. E in un'occasione, mentre ero... Sì, era il mio primo workshop. Sì, il primo workshop che io abbia mai tenuto. L'ho tenuto in un centro sociale a Fabriano,
Fabriano è in provincia di Ancona? Non lo so, sono ancora troppo poco marchigiano per sapere in che provincia sia Fabriano. Comunque, a Fabriano ho incontrato Valentina, che di lì ad un anno sarebbe diventata la mia ragazza e si sarebbe trasferita tipo a Milano, e poi di lì a 3 anni sarebbe diventata mia moglie. Con Valentina, dopo il primo anno, 2013-2014, era sì, il primo gennaio 2014 abbiamo fondato lo studio Sunday Bureau. In realtà l'abbiamo fondato leggermente prima, però diciamo che come fondazione ufficiale prendiamo il giorno in cui abbiamo aperto il contratto d'affitto del nostro studio. Infatti da soli, cioè non proprio da soli, in realtà c'era l'aiuto economico e pratico di Giorgio Bartocci, che è uno street artist della Madonna. Vi lascio anche per lui il link in descrizione. Insieme a Giorgio abbiamo aperto questo studio. E nulla, per i successivi 3 anni, finito il lavoro in redazione, io tornavo praticamente, cioè tornavo in studio e lavoravo lì dentro. Lo studio si trovava sui Navigli, sul Naviglio Pavese, era piccolino ma molto bello. Purtroppo non ho delle foto decenti perché l'illuminazione era sempre scarsa, però comunque ho un sacco di bellissimi ricordi legati a quel posto. Questi sono comunque gli anni in cui la redazione inizia a vincere un sacco di premi, e quindi il nome di ogni membro della redazione inizia a girare tantissimo, e io praticamente riesco a conquistare un sacco di clienti stranieri che poi praticamente mi sono tenuto stretto fino ad ora. Stati anni molto belli, perché comunque era molto bello, non lo so, avere delle nomination ai gala dell'SPD e tornare a casa pieni di medaglie per il lavoro che si era fatto nei mesi precedenti sulle pagine di Wired. Era una bellissima gratificazione ed era veramente una bellissima opportunità per conoscere professionisti di un calibro estremo che operano dall'altra parte del mondo. Sono nate un sacco di bellissime relazioni che continuo a coltivare, che non sempre, ma a volte mi danno anche la possibilità di lavorare a dei bellissimi progetti. Comunque, tutta questa roba qui poi è terminata, diciamo, con il nostro matrimonio, che è venuto nel settembre 2015, e con quello che doveva essere poi il nostro viaggio di nozze, il nostro lunghissimo viaggio di nozze. No, non era in realtà un lunghissimo viaggio di nozze. Vale aveva vinto una borsa di studio per frequentare un corso di type design alla Cooper Union. Era un corso lungo, della durata di 8-9 mesi. Solo che lei ha avuto dei problemi di visto e noi avevamo praticamente già chiuso lo studio, Valle aveva lasciato il lavoro, avevamo anche abbandonato l'appartamento, restituito le chiavi al proprietario e fatto il trasloco praticamente di tutta la nostra roba da Milano alle Marche, che era il punto più vicino dove avevamo un genitore a disposizione, il babbo di Vale. Niente, sì, no, ad una settimana dal matrimonio e a 2 settimane dalla partenza per gli Stati Uniti, dopo che avevamo tirato fuori un sacco di soldi, biglietti, andate e ritorno, tanti biglietti andate e ritorno, affitti, quote di iscrizione alla scuola, cazzi e mazzi, abbiamo ricevuto la risposta da parte dell'ambasciata che diceva che a Vale praticamente era stato negato il visto, e nulla, praticamente abbiamo buttato tipo alle ortiche tutto. È stato veramente un bagno di sangue, e infatti tipo l'anno successivo, il 2016, credo sia stato uno degli anni più tosti della mia vita, perché fai un po' quello che ti pare, però comunque è stata una bella botta. Fatto sta che comunque ad un certo punto avevamo tutta la roba nelle Marche, e allora praticamente quello che era il nostro piano dopo il rientro da quell'anno di New York è diventato il nostro piano di emergenza per l'immediato. Quindi abbiamo deciso di spostarci a Iesi, la città natale di Valentina, e di praticamente cercare di crearci una vita lì, solo che l'abbiamo fatto con un anno d'anticipo. E banalmente la casa che dovevamo abitare non era ancora stata ristrutturata, per cui per un paio di mesi abbiamo dormito praticamente sul divano in soffitta a casa del babbo di Vale. E poi finalmente abbiamo trovato un appartamentino dove sistemarci nei successivi 7 mesi, in cui il nostro appartamento invece è stato ristrutturato. Da allora, praticamente dal luglio-agosto 2016, vivo a Iesi e ho uno studio lì insieme a Valentina. Il nostro studio appunto si chiama Sunday Bureau. Per il momento siamo tornati ad una dimensione domestica, non abbiamo più un luogo dove andare a lavorare, ma abbiamo dedicato praticamente una stanza del nostro appartamento allo studio. E nulla, io non voglio dilungarmi tantissimo,
anche perché qui è tardi. Aspettano praticamente una ventina di ravioli, di quelli cinesi, perché tra l'altro oggi non lo sapete, ma ho incontrato tipo la svolta della mia vita. Ho scoperto che praticamente girato l'angolo, qui a fianco al mio albergo, c'è una specie di rosticceria cinese che, vabbè, oltre ai classici errori di ortografia, ha anche i ravioli al vapore a 4 euro. E voi mi direte, grazie al cazzo. E no, grazie al cazzo lo dico io, raga. 10 pezzi, 10 ravioli a 4 euro. Sì, e quindi io ne ho comprati 20. No, detto questo, vi saluto, spero che questo video sia stato piacevole. Volevo un pochino raccontarvi di me, anche perché volevo celebrare un po' questa quota 300 che abbiamo raggiunto e superato, 300 subscribers, 300 follower praticamente. Spero che continuate tipo a darmi fiducia. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a guardare tutti quelli che sono i miei canali social, tra cui Instagram, che è forse quello che, a cui tengo di più. Poi iscrivervi al canale, magari condividerlo con gli amici, spollicinare e attivare la campanellina, così tutte le volte che esce un video sapete che praticamente c'è qualcosa di nuovo da vedere. Tra l'altro vi invito a guardare l'ultimo video che ha caricato adesso Cristina Portolano, perché è una bomba totale, nel senso mi ha fatto tanto ridere, mi sembra di essere tornato praticamente al, non lo so, ai primi 2000 quando c'era Loveline, e non lo so, ma si parla di relazioni, quindi è già questo dovrebbe bastarvi. E non solo pubbliche relazioni, ma proprio relazioni tipo amorose con le altre persone. E niente, è stata una bella visione, ve la consiglio. Vi ringrazio raga, ciao ciao!